Buonasera. Allora, iniziamo l'incontro in webinar che avevamo già annunciato e il titolo è La presa in carico del paziente post-Covid-19, clinica, terapia e riabilitazione. Intanto, buonasera a tutti. Ringrazio, saluto il magnifico rettore dell'Università degli Studi, Carlo Bo di Urbino, professor Wilberto Stocchi, che ci permette di utilizzare la piattaforma informatica in via sperimentale. È la prima volta che viene utilizzata questa piattaforma. Saluto il dottor Enzo Petrelli, già direttore dell'unità operativa di visione e malattie infettive ospedali riuniti Marche Nord. Attualmente Petrelli è direttore sanitario della RSA Argento di Fossombrone. Il dottor Petrelli farà la prima relazione. E con lui saluto il professor Piero Sestili, professore ordinario di farmacologia del Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, il dottor Piero Benelli, medico dello sport, direttore sanitario dello Physioclinic di Pesaro, e ha annunciato la sua presenza il dottor Giuseppe De Donno dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, che vedo già collegato. Prima di passare la parola al relatore, vorrei fare però una breve disamina del passato, che in ogni caso molti vorrebbero rimuovere, del presente e del futuro della vicenda Covid, drammatica per molti di noi, per la vita di molti di noi, dalla fine di febbraio a quasi tutto il marzo, in particolare nel nord delle Marche, nella provincia di Pesaro Urbino, una delle più colpite al mondo in termini di percentuali. Come presidente dell'ordine, quindi ente pubblico, avevo e ho il dovere di mettere in campo tutte le iniziative a favore della cittadinanza riguardo alla professione del farmacista. La mia esperienza personale dal 3 di marzo, quando sono entrato in isolamento, fino a tuttora, dove la situazione ancora purtroppo non è conclusa, sentite che faccio un po' difficoltà a parlare. Comunque è stata ed è una situazione privilegiata. Il privilegio appunto di essere stato assistito da un punto di vista umano e sanitario, stessa sorte di cui non hanno potuto usufruire purtroppo centinaia di persone e purtroppo anche tanti ci hanno lasciato. Anzi, se permettete, io interromperò questo mio discorso per qualche secondo per ricordare tutte le vittime di questa tragedia. Ringrazio quindi la mia famiglia, il mio medico di famiglia Franco Sciuto, gli amici medici di famiglia Alfredo Bressan e Giacomo Damiani per i consigli, il personale del pronto soccorso di Pesaro, medici, infermieri, OSS. I tecnici di radiologia, ho fatto 2 volte i raggi, una TAC e una angiotac. La coordinatrice e il personale dell'ADI di Pesaro, vero esempio di cosa significa efficienza socio-sanitaria sul territorio. I tanti amici sanitari che hanno vissuto e la mia stessa esperienza e tutti coloro che mi hanno chiamato da ogni parte d'Italia facendomi sentire la loro vicinanza. Non è polemica quello che dico, ma è una constatazione, cioè che con tutti gli altri, autorità amministrative e sanitarie di ogni ordine e grado, compreso anche i vertici ordinistici e sindacali della nostra categoria, diciamo così, non sono stato fortunato. Bravi nella loro funzione privata, non hanno capito, o voluto capire, forse presi dal turbinio di quel periodo, i problemi personali e del sistema a carattere sanitario e talvolta non hanno rispettato le indicazioni che avevo suggerito e gli aiuti che avevo chiesto a livello personale ma anche della categoria. Insomma, il significato di cosa significa pubblica utilità. Detto questo, mi taccio perché comunico la scaletta dell'incontro e poi la passo la parola al professor Sestili, che farà da coordinatore di questa situazione. Comunque annuncio di nuovo chi sono i protagonisti, sono il dottor Petrelli, appunto il professor Sestili, il dottor De Donna e il dottor Benelli.
come dicevo, il professor Sestili farà da coordinatore e diciamo da collettore delle eventuali domande. Buon lavoro e buonasera di nuovo. Eccomi, Okay. Io velocemente il ho microfono. concluso il mio intervento, prego. Allora, ti ringrazio e passo a presentare il primo intervento della serata, ma nel contempo saluto tutte le persone che sono intervenute. Tra l'altro ci sono anche molti miei ex studenti che rivedo con piacere. Anche dopo un po' di anni, ecco, ad esempio c'è Giovanna che mi sta salutando e ricambio con vero piacere. E allora, intanto inizierei a ringraziare il professor Giuseppe De Donno che ci porterà il suo contributo. Gli chiederò se ha la pazienza di aspettare altri due interventi, di fare un breve intervento su un argomento che abbiamo un attimo trattato ieri e poi dopo non vi dico niente perché sarà come dire un po' una sorpresa. Si tratta di uno studio clinico che ha iniziato diverso da quello di cui si sta parlando. Poi Giuseppe ti chiamo quando siamo a microfoni spenti, non ti preoccupare che ho visto che niente, devo dire che è stato un vero piacere conoscerci in maniera fortuita e devo dire che l'impressione che Giuseppe De Donno fa quando l'abbiamo visto in televisione è molto inferiore a quella umana che trasmette così parlandoci di persona e questo mi ha come dire, fatto un'impressione molto ma molto positiva e favorevole. Poi ringrazio Piero Benelli che è un amico e collega, abbiamo lo studio a 10 metri di distanza e adesso io sono appunto nello studio prossimo al suo centro di medicina dello sport dell'Università di Urbino di cui è direttore. E saluto e ringrazio Romeo Salvi e tutto l'ordine dei farmacisti per aver organizzato questa bella iniziativa e passo la parola al dottor Enzo Petrelli, già dirigente del servizio di infettivologia o del dipartimento di infettivologia, scusate, non so esattamente qual è la dicitura, non la ricordo, dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, che è il maggiore ospedale della nostra provincia e come ricordava giustamente Romeo, è stata gravemente flagellata dalla Covid, con tutti i tre ospedali maggiori della provincia strapieni, stracolmi purtroppo di persone che giornalmente si aggiungevano alla lista nera dei contagi e delle persone che avevano bisogno di ospedalizzarsi. Il dottor Petrelli ci presenterà un'overview complessiva della Covid-19 entrando in particolare nei temi che gli sono più cari, che sono quelli della infettivologia, che non vuol dire essere un tema proprio della virologia, perché l'infettivologia ricomprende anche la virologia, ma non solo. Prego Enzo, puoi iniziare e puoi prendere la parola. Io nel contempo stacco il microfono. Grazie, grazie Piero. Mi sentite? Sì, Enzo, vai pure. Bene. Allora, intanto che riesco ad avviare le slide, vorrei fare una premessa, che grazie ai media, alla TV, a tutte le fonti di informazione, ormai tutti sanno quasi tutto su Covid-19. E sarà difficile per me essere originale, anche perché, nonostante le conoscenze che abbiamo acquisito rispetto all'inizio dell'epidemia in Italia sul nuovo coronavirus, permangono a tutt'oggi ancora dubbi e controversie sulla gestione dei pazienti e su molti aspetti della malattia. Cercherò di illustrare lo stato delle conoscenze attuali e, per restare nei tempi, non potrò parlare di tutti gli argomenti, lasciando alla discussione che seguirà l'eventuale approfondimento di alcuni punti non sufficientemente chiari. Ora provo ad avviare le slide. Presenta, credo. Allora, fatta l'introduzione, proseguo all'esposizione. Qui vedete l'immagine di un virione completo di Covid-19 e una sezione. Nella sezione vedete una serie di formazioni sulla sua circonferenza che corrispondono alle proteine virali, fra i quali la più importante è la glicoproteina S,
che determina la specificità del virus per le cellule epiteliali del tratto respiratorio e sembra in grado di legare un recettore, che vedremo dopo, espresso dalle cellule capillari dei polmoni. Ci sono poi altre proteine, tutte importanti, con funzioni importanti come la dimero emagglutinina esterasi nella fase di rilascio del virus all'interno della cellula, altre proteine che aiutano la glicoproteina S ad attaccarsi alla membrana della cellula bersaglio, questa è la proteina E, quindi l'RNA del virus, che è costituito da un filamento circolare con un peso elevato, praticamente 32 Dalton, e non sono conosciuti altri coronavirus, altri virus che hanno un peso così elevato. I coronavirus sono una vasta famiglia di virus che possono causare malattie, dal comune raffreddore a malattie più gravi del tratto respiratorio, come la sindrome respiratoria medio orientale, la MERS, e la sindrome respiratoria acuta grave, la SARS. Sono stati identificati a metà degli anni 90. Il coronavirus denominato SARS-CoV-2, quello attuale, o Covid-19, che è stato così nominato per distinguerlo dalla SARS-CoV-1, ha lo stesso recettore, molto simile alla SARS-CoV-1, ha lo stesso recettore di ingresso cellulare, l'ACE2, l'enzima convertitore dell'angiotensina umana, per infettare l'uomo. Ci sono differenze sulle varie proteine S dei due virus che i virus usano per interagire con le cellule dell'ospite. SARS-CoV-2 si lega all'ACE2 umano con un'affinità molto maggiore dell'ACE-CoV-1, 10-20 volte superiore, e facilitando questo la diffusione da uomo a uomo. I coronavirus, come sapete, sono comuni in molte specie animali, ma alcuni, per fortuna raramente, possono modificarsi, evolvere e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Più recentemente, diversi studi hanno suggerito che i pipistrelli potrebbero essere il potenziale ospite naturale di SARS-CoV-2. Tant'è vero che l'intera sequenza nucleotidica dell'intero genoma di SARS-CoV-2 è identica per il 96% a un CoV di pipistrello. Quando e dove sia avvenuto il salto di specie del nuovo coronavirus non è ancora chiaro. Anzi, l'ipotesi iniziale che attribuiva lo spillover al mercato del pesce di Wuhan viene oggi messa in dubbio, e anche i CDC cinesi dichiarano che non ci sono prove. Infatti, nessun campione animale prelevato nel mercato di Wuhan è risultato positivo al coronavirus, anche se appare certo che comunque è molto probabile che il mercato di Wuhan sia stato il primo punto di super diffusione del patogeno. In realtà, molte delle prime persone cui era stata diagnosticata, ricordate, la misteriosa polmonite, poi accertato essere da Covid-19, avevano avuto forti legami con il mercato di Wuhan, ma alcuni casi non c'entravano nulla. Un articolo comparso su Lancet, che non riusciva a collegare il mercato del pesce a 13 dei 14 casi originali, proponeva invece che il paziente zero si fosse contagiato altrove, addirittura all'inizio di dicembre, mostrando sintomi dopo circa una settimana, cosa condivisa anche da un articolo comparso su Nature ad aprile. Il South China Morning Post riferisce di aver esaminato documenti governativi e anticipa ulteriormente il salto di specie. Il paziente zero, forse un uomo di 55 anni, si sarebbe infettato il 17 novembre 2019. Per alcune malattie, in particolare la MERS e la SARS, sono stati identificati probabilmente sia l'ospite naturale che il pipistrello, sia per la MERS il dromedario come ospite intermedio. Per la SARS addirittura è stato identificato con certezza l'ospite intermedio, questo zibetto biverra civetta. Al contrario, per SARS-CoV-2 non è stato identificato né l'ospite naturale né l'ospite intermedio. Qui vi ho riportato le epidemie
del XXI secolo, epidemie virali, la SARS-CoV di cui abbiamo appena accennato, 2002-2003, oltre 8.000 morti, 778 decessi, 9.5 di tasso di mortalità, da segnalare che il 58% dei casi si era trasmesso per via nosocomiale. Più in basso la MERS, vedete, 2012, oltre 2.000 casi, 2.500 casi riportati, 858 decessi, con un tasso di mortalità del 34,4, di cui il 70% addirittura trasmessi per via nosocomiale. Infine, Covid-19, questo è un aggiornamento a ieri, casi totali 8.196.735 con 444.111 decessi. Questa è la situazione italiana, molto brevemente, aggiornata al 15 giugno, 237.695 casi, anche qui 28.924 operatori sanitari, 33.168 decessi. Soprattutto ha interessato le femmine. Come si vede da questa slide, la percentuale dei decessi, 40%, si è verificata nell'età compresa fra 80 e 89 anni, seguita dall'età compresa fra 70 e 79, quindi 60-69, e così via, in maniera ancora 17% per i pazienti ultra novantenni, e poi a scendere fino ad arrivare a percentuali a zero fra i 0 e 9 anni o fra i 10 e 19 anni. Questa è la situazione in Italia un po' datata al 1 giugno, solo per far vedere la numerosità dei casi confermati nelle Marche, oltre 6.730 casi, questo suddiviso per provincia aggiornato al 9 giugno. Vedete, come accennava Romeo Salvi, la nostra provincia è stata quella più interessata, 2.752 casi, a cui corrisponde anche la mortalità più elevata di 525 casi su 999 casi mortali regionali. Come si trasmette questo virus? Beh, ormai lo sappiamo tutti, la diffusione avviene da persona a persona attraverso contatti stretti, cioè contatti avvenuti a una distanza inferiore a 2 metri, e attraverso queste ormai famose droplets, queste goccioline prodotte da un soggetto infetto che tossisce e esternutisce. Queste droplet possono entrare in contatto con le mucose nasali e orali di soggetti che si trovano nelle vicinanze. Va sottolineato, vedete nell'immagine a fianco, come ci sono droplet, quelli a cui in genere ci riferiamo, di 100 micron, che essendo pesanti cadono in terra, non arrivano al soggetto da infettare, ma ci sono anche droplets più piccole, di 50 micron, e addirittura droplets cosiddetti nucleo, droplets di inferiori a 5 micron. Eccomi qua. Bene, anche se questa ultima circostanza non sembra importante per la diffusione del virus, la via aerea è bene considerarlo. Il virus si diffonde anche dal contatto con superfici e soggetti contaminati, anche se non è considerato il modo principale. Questo Kempf, quest'autore, ha pubblicato sul Journal of Hospital Infection nel gennaio questo articolo, dove analizza 22 studi, ha visto come il virus può persistere nelle superfici inanimate come il metallo, il vetro, la plastica per più di 9 giorni. Ma la buona notizia è che è altrettanto inattivato molto efficientemente da una procedura di disinfezione con l'etanolo al 60-70%, dall'acqua ossigenata, dalla varichina entro 1 minuto. Qui a lato vedete l'immagine, le sedie. Certo che è il protocollo nuovo, tra l'altro è una novità. Bellissimo. Il vetro, il legno, gli scorrimano. E poi, per quanto riguarda la durata in ore, attiene all'alluminio, all'acciaio inossidabile, ai guanti. Quest'ultima
immagine fa capire come, se non cambiamo i guanti, possiamo essere i trasportatori passivi del virus. Perfetto, sì. Infine, quando si realizza la trasmissione, ma i soggetti contaminano quando sono maggiormente contagiosi, quando quindi sono in una fase francamente sintomatica, ma ritenuto possibile prima da parte dell'OMS che le persone nelle fasi precoci della pandemia, 5 minuti, 6 minuti, e quindi con sintomi recenti o molto lievi possano trasmettere il virus. Recentemente è stato visto come la carica virale raggiunge il punto circa un giorno prima, in correlazione con il momento di punta dell'infezione. Sì, sì. Sento una fastidiosa voce in sottofondo, non so chi è che ha il microfono acceso. Vediamo ora la patogenesi, cosa succede quando il virus entra nell'organismo? Beh, anche qui sono stati fatti dei passi avanti, la malattia è stata divisa in 3 stadi, uno stadio precoce, un'infezione precoce, una fase polmonare e una fase dell'iperinfiammazione. Nella prima fase, la fase iniziale, sono presenti che inizia anche nel periodo di incubazione, il paziente può lamentare febbre, tosse, diarrea, quei sintomi cosiddetti costituzionali, perché c'è un'attiva replica virale, che tuttavia, per opera della immunità naturale, va via via scemando. Però, quando ancora la infezione è molto attiva, si passa nella fase 2, fase polmonare, dove è presente dispnea e insufficienza respiratoria lieve. In questa fase si possono vedere delle immagini TAC, che vedete qui sotto, dove sono presenti degli infiltrati di tipo interstiziale. Procedendo, intanto comincia il processo infiammatorio difensivo dell'ospite, che è caratteristico della terza fase, e questa infiammazione aumenta via via che la malattia progredisce, fino nel punto estremo a causare una tempesta citochinica, una reazione esageratamente violenta delle difese immunitarie, che, anziché proteggere dal virus, attaccano tutti gli organi del paziente, come vedremo meglio. Molti dei pazienti muoiono quindi più che per le complicanze virali, a causa paradossalmente del loro stesso sistema immunitario. In questa fase la febbre diventa alta, è presente tachicardia che può portare allo scompenso cardiaco, è presente dispnea sempre più ingravescenze che può esitare in una sindrome da distress respiratorio, ipotensione che aumenta e arriva allo shock. Quindi tutte situazioni che sono obiettivate guardando gli esami del sangue, sono presenti indici infiammatori elevati, tutti, la PCR, l'interleuchina 1, l'interleuchina 6, il D-dimero, la ferritina e così via. È necessario quindi in questa fase agire sulle difese immunitarie che sono fuori controllo per cercare di calmare questa reazione che rischia di uccidere il paziente. Al contrario, nella prima fase, la fase della replica virale, sarà importante utilizzare farmaci che possano controllare e inibire la replica virale. Ma i sintomi più comuni, infatti, nei pazienti deceduti sono la febbre alta, la dispnea, la tosse, in qualcuno la diarrea, l'emottisi raramente, ma le complicanze più comunemente osservate sono appunto l'insufficienza respiratoria, 97% dei casi, il danno renale acuto, il danno miocardico acuto e non bisogna dimenticare anche le sovrainfezioni. Ma a tutto questo si sovrappone un altro meccanismo ormai ampiamente noto in questo studio pubblicato il 26 maggio sul Critical Care Medicine, si nota come riporta come un aspetto importante è caratterizzato da un'ipercoagulabilità con microangiopatia e formazione di trombi locali, e c'è un difetto di coagulazione sistemica che porta alla trombosi dei grandi vasi
e alle principali complicanze tromboemboliche, inclusa l'embolia polmonare nei pazienti ospedalizzati in condizioni critiche gravi. Ed è qui che la terapia anticoagulante assume un significato importante. Vedete nell'immagine trombosi arteriosa, microtrombosi nel microcircolo, trombosi venosa. E un numero crescente di pubblicazioni nel mondo riporta come pazienti ospedalizzati gravemente malati da Covid-19 sviluppano anomalie di laboratorio compatibili con ipercoagulabilità e una alta prevalenza di eventi tromboembolici. La malattia da coronavirus è associata a una prevalenza, una sorprendente di alta di coagulopatia e tromboembolia venosa che possono contribuire al deterioramento respiratorio. Questo è un modello pubblicato sul Pediatric Allergy and Immunology che basa la sua, il modello si basa sul fatto che la gravità della malattia sia correlata alla intensità della carica virale. Dico subito che questo modello non è condiviso da tutti rispetto al fatto che non tutti condividono la correlazione fra gravità della malattia e carica virale. Comunque, secondo questi autori, la dose cumulativa dell'esposizione virale, che può essere più o meno elevata a seconda che il soggetto contagiante abbia avuto diversi contatti, oppure dal numero dei contatti avuti da contagi ad alti, ebbene, questa carica virale provoca gli eventi successivi. In altre parole, come si vede da questa immagine, se l'immunità innata riesce a controllare una carica virale bassa, viene impedito al virus che rimane confinato nelle vie respiratorie superiori di accedere alle vie respiratorie inferiori. Nei bambini, come è noto, e nei giovani, normalmente vince il sistema immunitario. E l'infezione resta confinata alle vie aeree superiori. Ma si possono verificare altre situazioni dove una dose di esposizione molto elevata oppure un'immunità naturale indebolita, come accade nell'età avanzata, sbilancia quell'equilibrio fra immunità innata e carica virale. Per cui il virus, come dicevo, passa all'apparato respiratorio inferiore, comincia a replicare e i segni sono quegli esudati che abbiamo visto precedentemente interstiziali. E se il virus arriva prima nei polmoni, prima che si scateni la immunità specifica anticorpale, prima che vengano prodotte IgM, IgA e IgG, il virus si può replicare a dismisura. E questo provoca quella reazione immunitaria abnorme di cui abbiamo parlato con quella tempesta citochimica che è responsabile, che aggrava la polmonite e provoca le complicazioni. Vedete qui in questa immagine come gli esudati si siano diffusi a entrambi i polmonari, c'è una polmonite interstiziale diffusa che richiede molto spesso l'intubazione del paziente o l'attuazione di procedimenti meno invasivi, ma comunque che riescano a combattere l'insufficienza respiratoria. A questo si aggiunge poi, secondo quei meccanismi dell'ipercoagulabilità, una trombosi polmonare che si estende ad altri organi, ai reni, al cuore, tutto questo accade anche per attivazione del sistema del complemento, il sistema della coagulazione che provoca le combinazioni, le complicazioni e il decesso che può essere causato dall'insufficienza respiratoria, renale, cardiaca, dalla coagulazione intravascolare disseminata o limitata ai polmoni. I sintomi, ne abbiamo parlato in parte, sono sintomi comuni, la febbre, la tosse, l'affaticamento che può raggiungere addirittura la prostrazione, il mal di testa, la congestione,
la gola infiammata, la tosse, il respiro corto. Il respiro corto rappresenta sicuramente una sorta di spartiacque che delimita l'andamento verso la terza fase, la situazione più grave. Per fortuna non sempre. Nei casi gravi, come abbiamo già detto, la febbre elevata, c'è l'emottisi raramente, l'insufficienza renale. Non voglio dimenticare altri due sintomi che abbiamo imparato a conoscere più tardi, soprattutto per merito degli otorino-laringoiati americani. Mi riferisco all'anosmia, all'alterazione dell'olfatto e all'alterazione o alla scomparsa del gusto. Questo avviene per una diretta un tropismo positivo sul neurotropico, sul neurovirulento, su queste cellule. Il numero delle patologie condiziona sicuramente il decesso dei pazienti e vediamo in questa slide che più patologie sono associate, più aumenta la percentuale dei pazienti deceduti, 3 patologie 60%, 2 patologie 21%, 2 patologie 14% nei pazienti deceduti. Infine, pazienti senza patologia muoiono di meno. Quali sono queste patologie preesistenti più frequentemente osservate? Beh, la cardiopatia ischemica, la fibrillazione atriale, lo scompenso cardiaco, l'ipertensione, il diabete, l'epatopatia cronica, il cancro attivo negli ultimi 5 anni, l'insufficienza renale cronica, l'obesità, non l'ho sottolineato, ma questo pure è un aspetto importante. Qual è l'approccio terapeutico che è stato utilizzato nella malattia da Covid che nasce da tutte quelle condizioni patogenetiche che ho appena illustrato? Bene, la letteratura è stata molto attiva e sono attualmente in corso nel mondo più di 1000 studi clinici. Per valutare cosa? Per valutare farmaci in grado di prevenire l'infezione, in grado di ridurre la durata della malattia o nell'evitare l'aggravamento e l'esito fatale. E gli approcci terapeutici immaginate che si focalizzano principalmente sulla inibizione della replica virale, prima fase, riduzione della risposta infiammatoria e sull'inibizione della coagulazione, terza fase soprattutto. Quali sono i farmaci che sono stati sperimentati e usati per controllare la replica virale? Beh, innanzitutto gli inibitori della proteasi, il lopinavir, ritonavir, che abbiamo utilizzato in precedenza nella malattia da HIV e sono stati utilizzati nei pazienti Covid con minore gravità, nelle fasi iniziali della malattia, anche in pazienti gestiti anche a domicilio, oltre che in ospedale. E precedenti esperienze nell'infezione da SARS-CoV-1, anche della MERS, suggeriscono che questo farmaco possa migliorare alcuni parametri clinici nei pazienti. Il farmaco più recente, il Remdesivir, è sempre un antivirale, sperimentale, non ha ancora avuto commercio, studiato in precedenza come terapia dell'Ebola. A maggio l'FDA ha concesso una particolare autorizzazione dell'emergenza, di emergenza, sulla base di alcuni dati preliminari ottenuti in uno studio condotto negli Stati Uniti. Si tratta di un farmaco primo che ha ottenuto l'indicazione all'uso come trattamento del Covid-19. Il 3 aprile AIFA ha autorizzato uno studio di fase 3, multicentrico, randomizzato in doppio cieco, per valutare la sicurezza e l'efficacia. Questi sono soprattutto il primo, lo studio americano di 1063 pazienti, dove il gruppo con Remdesivir ha recuperato del 31% più velocemente rispetto al placebo, con tendenza quindi verso una ridotta mortalità. Uno studio con un numero minore di pazienti ha mostrato un simile miglioramento nei pazienti con patologie gravi, dato anche più interessante, che hanno ricevuto per 5 o 10 giorni il Remdesivir. La clorochina e l'idrossiclorochina, che è stata di recente l'origine di un giallo giustificato dal fatto che uno studio che aveva rilevato con clorochina e idrossiclorochina pubblicato su Lancet un tasso di mortalità più alto fra i pazienti in terapia rispetto a quelli che non la facevano, ha fatto sì che l'OMS e l'AIFA sospendevano la sperimentazione.
Tuttavia veniva presto accertato che i dati forniti da questo Mandip Mihira e soprattutto da una corporation sugli sfere non erano attendibili. E il 2 giugno il colpo di scena. Lancet pubblica sul suo sito una nota di scuse, cosa eccezionale per una rivista di prestigio come Lancet, e ritira la pubblicazione dello studio. E il 3 giugno l'OMS annuncia la ripresa degli studi sulla idrossiclorochina e clorochina, anche basandosi anche sulle proteste di medici di medicina generale, medici pratici, che avevano al contrario invece segnalato dei buoni risultati con questo farmaco. L'idrossiclorochina è un farmaco che abbiamo utilizzato nella cura della prevenzione della malaria per decenni, oltre che in malattie infiammatorie, il Plaquenil sull'ES e sull'artrite reumatoide. Di fatto sembra bloccare l'ingresso del virus nelle cellule e attenuare la produzione di citochine da parte del sistema immunitario, quindi due effetti gol da come abbiamo visto nella patogenesi. In vitro, fra l'altro, inibisce la proliferazione virale. E come dicevo, dato il largo uso che ne è stato fatto, hanno fatto pensare che, vista la malaria nel nostro paese, il profilo di sicurezza è stato sempre ben noto e tranquillo, e viene utilizzato nelle prime fasi sintomatiche per queste caratteristiche nelle prime fasi di sintomi compatibili con Covid. Ed è stato spesso associato con l'azitromicina, 500 mg in monosomministrazione per 5 giorni, per due ordini di motivi. Primo, perché in vitro l'azitromicina inibisce la replicazione del nuovo coronavirus, ma soprattutto in combinazione con l'idrossiclorochina, e ha un altro razionale, che è quello di evitare la sovrainfezione batterica. Una nota particolare consiste nel fatto che, quando utilizzati associati, possono provocare degli effetti collaterali cardiologici, e in particolare un intervallo del QT, un'alterazione elettrocardiografica nota come torsione di punta, che può portare a gravi conseguenze. Quindi una serie di misure precauzionali quando si usano i farmaci in associazione. Poi ci sono altri farmaci, il favipiravir, un farmaco anti-influenzale commercializzato in Giappone ma non registrato in Europa. Recentemente uno studio chiamato Arco Home Study, che ha l'obiettivo di sperimentare l'efficacia di tre farmaci, darunavir, lopinavir, ritonavir, favipiravir, idrossiclorochina, come terapie domiciliari in una popolazione precoce, al fine di prevenire la progressione dell'infezione verso forme più gravi e quindi evitare la necessità del ricorso al ricovero. Devo dire che questo è un atteggiamento che ormai è stato recepito da parte dei medici italiani che assumono questa strategia. L'ivermectina, farmaco antiparassitario che studi effettuati in colture di cellule ha mostrato efficacia nel bloccare la replica del virus. Dei cortisonici, anche loro all'inizio fonte di contrasto, parlerà il professor Piero Sestili, che si è occupato molto di questo argomento, proponendo anche uno studio all'AIFA, ma ce ne parlerà lui. Gli anticorpi monoclonali, ovviamente con lo scopo di bloccare l'azione dei mediatori dell'infiammazione, dell'interleuchina 6, già utilizzato in reumatologia. Il primo di questi farmaci è stato proprio il tocilizumab, che l'AIFA ha autorizzato il 3 aprile in uno studio di fase 3 multicentrico, randomizzato a doppio cieco, per valutare l'efficacia e la sicurezza. E ha messo a disposizione una breve sintesi dello studio italiano non comparativo denominato TOCIVID-19, promosso dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli. Pur con il limite di portare nel summary, i risultati suggeriscono che il farmaco può ridurre significativamente la mortalità a un mese, ma il suo impatto appare meno rilevante sulla mortalità precoce. La colchicina, ancora, sul tocilizumab riporto questo studio di 129 pazienti dove l'outcome primario era la necessità di ventilazione meccanica o morte,
e dove una percentuale significativa più bassa di pazienti ha raggiunto l'outcome primario nel braccio di tocilizumab. La colchicina ha autorizzato uno studio multicentrico l'AIFA coordinato dall'azienda ospedaliera di Perugia, dove partecipano altre società scientifiche, compresa la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, l'Associazione Italiana dei Pneumologi Ospedalieri, dei Reumatologi. Bene, si tratta di uno studio randomizzato, 1-1 verso standard di cura in aperto, in fase ancora 2, che valuta l'efficacia e la sicurezza della colchicina, questo vecchio farmaco che tutti conosciamo e che abbiamo utilizzato in situazioni infiammatorie e in particolare nella gotta. L'eparina a basso peso molecolare, abbiamo immaginato e visto qual è il suo razionale nella prevenzione del tromboembolismo venoso che riduce la formazione di trombi dovuta all'eccessiva risposta infiammatoria nelle fasi più avanzate della malattia. L'eparina previene la formazione di trombi che sono responsabili, come abbiamo visto, della gravità della malattia. Inoltre, in vitro, siccome Covid-19 sfrutta l'eparan solfato, molecola presente sulla superficie cellulare del nostro organismo per aderire alla cellula prima di entrarvi, l'eparina, molto simile all'eparan solfato endogeno, può così attrarre il virus che si attacca alla molecola del farmaco. Il virus viene così ingannato e, anziché aggredire le cellule sane, aggredisce l'eparina. Il plasma iperimmune, non mi permetto di parlarne avendo la fortuna di avere ospite il professor che ascolteremo di nonno, che ascolteremo fra un attimo. Voglio concludere ricordando che il timing, il riconoscimento del timing della somministrazione dei farmaci ha portato a vantaggi. Parto dall'ultima considerazione. Infatti, l'evidenza delle varie fasi della malattia ci ha insegnato che aggredire precocemente la malattia può evitare le complicanze e l'ospedalizzazione, migliorare la prognosi per il paziente con un minor impatto sul sistema sanitario che a tratti abbiamo visto come si è collassato. E abbiamo acquisito anche altre cose. È ormai riconosciuto che, contrariamente a quanto si pensava all'inizio, SARS-CoV-2 non provoca solo una polmonite, ma in una percentuale di pazienti scatena un'iperattivazione del sistema immunitario con un coinvolgimento sistemico, rischio di ARDS, insufficienza multiorgano, coagulazione vascolare disseminata. Un'ultima considerazione, permettetemi. Tutte le terapie attuali, l'azitromicina, l'idrossiclorochina, i cortisonici, i FANS, l'eparina, sono tutte terapie dettate non da solite basi ed evidenze scientifiche, cose impossibili da ottenere per una malattia che esiste da così poco tempo, ma su base empirica. Avevamo bisogno di trattare i pazienti, di salvarli, partendo certo da razionali biochimici e fisiopatologici e da esperienze sul campo. Alcune di queste terapie stanno dimostrando e hanno dimostrato una sensibile efficacia, al punto che l'AIFA ha avviato numerosi studi clinici, molti dei quali tuttora in corso. Speriamo nei prossimi precoci risultati, in modo da modificare ulteriormente il nostro atteggiamento per la cura della malattia. Vi ringrazio dell'attenzione. Molte grazie Enzo per questa amplissima introduzione alla Covid con un approfondimento su molti aspetti, quasi una lectio magistralis. E ogni tanto è importante fare il punto complessivo della situazione anche in maniera come dire così ampia e obiettiva. E io direi che per quanto riguarda le domande magari rimandiamo tutto alla fine dei vari interventi, perché così non spezziamo il ritmo. Quindi direi e chiederei a dottor Piero Benelli di accendere il microfono e, come da accordi, io quando lui lo ritiene metto in presentazione le slide. Allora, Piero, d'accordo? Sì, mi sentite tutti? Sì, ti sentiamo benissimo. Ecco,
provo perché ho invertito qualche slide, provo a vedere se riesco a inserire, aspetta, devo ecco. Mentre tu fai, io magari introduco il tuo argomento perché ne abbiamo già parlato. In sintesi tu parlerai degli aspetti riabilitativi o delle possibili interventi volti alla riabilitazione del paziente Covid che può presentare delle importanti sequele, no, dal punto di vista respiratorio. Sei riuscito, Piero? No, mi dicevo, cerco di seguire le istruzioni, condividi, ma non vedo. Vuoi che provi a proiettare le mie, quelle che mi hai lasciato? Provo un attimo l'ultimo tentativo, scusate. Allora, scusatemi per questi piccoli contrattempi tecnici, io sono uno specialista in medicina dello sport, vi chiederete cosa c'entra in questo webinar uno specialista in medicina dello sport, c'entra perché prima di tutto perché ho avuto il coronavirus, sono stato contagiato dal coronavirus, quindi ho avuto un'esperienza diretta, però al di là di questa battuta, che però è vera, il medico sportivo è stato coinvolto in tantissime situazioni, non ne parleremo qui, però avete forse, molti di voi hanno seguito tutte le polemiche, tutti i provvedimenti per far iniziare il campionato di calcio, ma anche per riaprire le palestre, le piscine, e riaprire tutte le attività sportive su cui ancora si sta facendo, si stanno facendo commissioni, linee guida, eccetera. Però ci sono due aspetti importanti per il nostro approccio, per il nostro lavoro. Sono quelli dell'inattività fisica cui il coronavirus ha costretto gran parte della popolazione dovuto al lockdown, alla chiusura per alcune settimane delle attività e della possibilità di uscire, di fare attività, appunto, e per quello che poi deve essere fatto, ed è l'argomento della mia presentazione, per i soggetti che hanno subito il coronavirus e sono guariti e vogliono riprendere a fare attività fisica, se non addirittura attività sportiva, come alcuni atleti anche famosi che sono stati colpiti dal virus. Prima di tutto però volevo condividere con voi una riflessione. A ieri le pubblicazioni citate su PubMed, che è questo motore di ricerca, questa banca dati cui noi tutti ci riferiamo quando vogliamo avere notizie su alcuni argomenti del nostro lavoro dal punto di vista medico, riabilitativo, eccetera, aveva 22.315 citazioni da gennaio a giugno 2020 al 17 giugno, che è un numero stratosferico, un numero assurdo di pubblicazioni rispetto a quello alla storia di PubMed, alle storie delle pubblicazioni scientifiche. Questo è stato giustificato col fatto che c'era e c'è un'urgenza di avere informazioni della comunità scientifica, la comunità medica richiede informazioni su questa pandemia che causa morti, i dati che avete visto sono eloquenti, però può portare, ecco, a pubblicare anche articoli non significativi, articoli contraddittori, articoli che possono disturbare, come la vicenda del Lancet e del New England che ha citato il dottor Petrelli ci insegna. Sull'attività fisica e sullo sport invece le citazioni sono molto poche, però ci danno un aiuto. Io partirei molto velocemente, perché già è stato esauriente il relatore che mi ha preceduto, sulle possibili conseguenze del Covid-19, perché ormai è assodato che è una malattia multisistemica, non è più una polmonite, come diceva il dottor Petrelli prima, ma è una malattia che colpisce diversi apparati, quindi su questo ci dobbiamo confrontare anche quando riproponiamo attività fisica. Il sistema immunitario viene sicuramente colpito, indebolito. Ricordiamo che il sistema immunitario è un sistema che è molto delicato dal punto di vista dell'attività fisica, un'attività fisica eccessiva, strenua, parliamo di atleti di alto livello che ricercano l'alta performance, indebolisce il sistema immunitario. Un'attività fisica invece moderata per il fitness cardiovascolare, per la propria salute, lo rafforza. Quindi c'è questo difficile compromesso, delle volte questa modulazione su cui dobbiamo confrontarci.
Ancora, sempre dal punto di vista di noi medici sportivi che proponiamo attività fisica, questo virus non colpisce, come vedete, non solo l'apparato polmonare, ma colpisce il sistema muscolare con mialgia, atrofie, debolezza, stanchezza, eccetera, e anche il sistema osteoarticolare con diverse alterazioni. Allora cosa fare? Cosa fare per i soggetti guariti che però hanno bisogno, non si sentono efficienti, hanno paura se la stanchezza che sentono è quella perché riprendono a fare attività o è quella dovuta al virus? Prima di tutto, ecco, ci consigliano, io ho fatto riferimento ad alcuni articoli della stampa scientifica che mi sono sembrati più pertinenti e più di spessore rispetto ad altri, un questionario di base dove si fa il punto sui sintomi del soggetto e se risponde sì o no, se ha uno screening iniziale. Dopodiché c'è anche, ecco, in questo articolo c'è una per la ripresa dello sport e dell'esercizio dopo il coronavirus, ci dice di avere attenzione ai sintomi, soprattutto per le complicanze cardiovascolari. Voi sapete che gli atleti, soprattutto quelli agonisti, devono fare una visita di idoneità dove l'apparato cardiovascolare è quello più indagato. Uno screening in base ai sintomi, si consiglia, questo anche in altri articoli, 2 settimane di riposo alla fine dei sintomi prima di iniziare qualsiasi attività fisica e poi una ripresa graduale, principalmente con attività aerobica di mobilizzazione di tutti i gruppi muscolari, perché ovviamente se sono stati molto seduti, molto allettati, molto fermi, la muscolatura è arretrata, dobbiamo rimobilizzare un po' tutto il nostro apparato locomotore. Ecco, qua ci sono questi algoritmi, se siamo negativi, se siamo positivi, o se siamo sintomatici o asintomatici, e via via tutta una serie di azioni da compiere se la risposta è in un modo o nell'altro per riprendere l'attività fisica. Ovviamente se siamo asintomatici ci sarà più la ripresa sarà più diretta, se siamo sintomatici, se siamo stati positivi ci sarà molta più prudenza. A questo punto un'altra riflessione: quando si parla di ripresa, quando si è parlato di ripresa dell'attività fisica per i contagiati da coronavirus, si è parlato soprattutto di riabilitazione respiratoria, ma è limitante secondo me, perché, e secondo anche altri autori, perché è quello che riflette la prima concezione del coronavirus, cioè quello di un virus che attaccava soprattutto il sistema polmonare, con le polmonite interstiziali, eccetera, eccetera. È chiaro che la respirazione e la riabilitazione respiratoria fa parte della ripresa dell'attività fisica, ma non si parla solo di riabilitazione respiratoria, che si fa, vedete, con questi strumenti che ci aiutano i muscoli respiratori, tutto il sistema a rielasticizzarsi, a rinforzarsi, ma anche di ginnastica respiratoria. Vedete in questo studio dove illustra delle linee guida di riabilitazione polmonare, non parla solo di controllo del respiro, ma gestione della postura in funzione di una corretta respirazione, di esercizi di ventilazione abbinati a un impegno muscolare del tronco e degli arti superiori, da un lavoro sulla muscolatura paracervicale e sulla muscolatura del tronco, ancora della pratica di alcune attività che fanno del movimento abbinato all'inspirazione e l'espirazione, cioè al controllo della respirazione, il loro target principale. Questi anche alcune attività come Tai Chi e il Qigong, che guarda caso vengono dall'Oriente, dove si è sviluppato il virus primariamente. Esercizi di rinforzo muscolare, l'intensità degli esercizi però deve essere medio-bassa. Quindi non solo riabilitazione respiratoria, ma anche esercizi per ripristinare il fitness cardiovascolare anche a casa. Anche a casa perché? Perché non sempre, appunto, questo è un articolo dei tempi del lockdown, in cui si davano dei consigli di camminare, fare degli affondi, fare le scale a casa per ripristinare l'efficienza cardiorespiratoria, un fitness cardiorespiratorio, un'efficienza neuromuscolare. Anche questo articolo, che è più recente,
che ha fatto il punto sull'impatto del sedentarismo, dell'inattività fisica, del Covid-19, perché ha fatto danni indiretti, non paragonabili come gravità ai danni che hanno provocato la morte di molte persone e le complicanze che ci sono state. Però l'inattività fisica a cui è costretto milioni di persone, popolazioni intere, sicuramente può avere dei danni, perché voi sapete che l'inattività fisica è un buon presupposto per ammalarsi o aggravare alcune patologie cardiovascolari, dismetaboliche, neurologiche, eccetera. Quindi il consiglio è mantenere un'attività quotidiana sostanzialmente aerobica, quindi intensità medio-bassa, ma che coinvolga tutti i gruppi muscolari, a volte anche qualche attività a media-alta intensità. Un gruppo italiano, dove c'è anche la collega della neurologia di Ancona, la Ceravolo, e altri ortopedici, fisiatri, eccetera, in due tappe, cioè pubblicando un articolo e aggiornandolo dopo un mese, ha consigliato un'inibizzazione precoce, sempre non prima delle canoniche 2 settimane, finalizzata con esercizi che mobilizzano, che combattono la sarcopenia, cioè l'atrofia e l'ipotrofia muscolare, e anche la depressione. Ecco, c'è anche questo effetto che può provocare l'inattività fisica, cioè andare in down e deprimersi. E consigliano, oltre al trattamento delle complicanze neurologiche, anche attività di riabilitazione respiratoria nella fase acuta, l'utilizzo delle teleriabilitazioni, che è un tipo di riabilitazione che esiste da diversi decenni, ma che è diventata di nuovo popolare perché per definizione eroga servizi a distanza, utilizzando della tecnologia della telecomunicazione, della realtà virtuale. Ecco, qua ci sono stati aggiornamenti molto interessanti e stimolanti per effettuare i programmi di lavoro concordati, soprattutto per patologie neurologiche ortopediche, ma in questo caso anche per fare attività. Ecco qua un esempio di come ci si possa trovare in presenza del paziente a casa, del medico, del fisioterapista in clinica, però con i mezzi della realtà virtuale. E in un momento dove parole come distanziamento, come evitare gli spostamenti, come evitare la vicinanza, questo ha una sua valenza. Per concludere, mi avvio verso la conclusione, c'è stato proprio recentemente questo lavoro di pochi, pubblicato pochi giorni fa, abbiamo visto prima come ogni giorno sia arricchita la bibliografia e i riferimenti bibliografici su queste problematiche, un consensus statement per la riabilitazione post-Covid, dove sottolinea che la riabilitazione non è solo per la riabilitazione respiratoria, ma essendo il Covid-19 una malattia multisistemica, c'è tutta una serie di interventi che vanno dalla riabilitazione polmonare, cardiologica, psicologica, dell'apparato locomotore, neurologica, quindi un approccio multidisciplinare e un'individualizzazione a seconda di dove il virus ha colpito il soggetto che vogliamo riabilitare. La proposta che io e anche il nostro centro di riabilitazione stiamo organizzando è una proposta, prima di tutto, di screening per soggetti guariti, selezionare appunto e individualizzare con una visita clinica, con un'anamnesi specifica, ovviamente, un test da sforzo che deve essere modulato sulla situazione del paziente. Tutti consigliano un test cardiopolmonare con la misurazione del massimo consumo di ossigeno, ma io l'ho messo un punto interrogativo, non perché non sia valido, è sicuramente il gold standard per questi soggetti, ma perché vi faccio un esempio: nelle Marche esistono 3-4 luoghi dove esiste l'attrezzatura per fare questo test e non è quindi così semplice. Quindi propongo un test da sforzo più semplice, delle analisi ematologiche, soprattutto per vedere la situazione del sistema immunitario e la situazione infiammatoria generale del soggetto, una radiografia del torace, l'attacco polmonare sarebbe sicuramente più indicata, ma cerchiamo di semplificare, una spirometria e la misurazione della frequenza cardiaca di base e della qualità del sonno, che resta per molto tempo, almeno per la mia esperienza, mi sono confrontato con molte persone contagiate, resta deficitaria. Il programma di attività fisica dovrebbe prevedere ovviamente esercizi di riabilitazione respiratoria, un'attività aerobica
modulata sulle caratteristiche del soggetto, esercizi di mobilità articolare, perché sicuramente l'inattività fisica e la sedentarietà hanno provocato una retrazione dei tessuti e quindi la necessità di rielasticizzarsi, di rimodularsi, di rimobilizzarsi, un recupero della massa muscolare, perché come avete visto c'è atrofia, ipotrofia, sarcopenia, e esercizi poi specifici in relazione, per quel che riguarda gli sportivi e lo sport effettuato, per quel che riguarda altre attività lavorative, per quello che facciamo nella nostra vita quotidiana, anche per il daily life activity. È importante strutturare il programma in fasi, cioè avere una gradualità e cambiare fase solo quando tutti i dati ci dicono che lo possiamo fare. In conclusione, sappiamo che gli esiti del Covid-19 possono dare sintomi diversi a diversi livelli di intensità, ma che la ripresa di un'adeguata attività fisica è un importante componente nel percorso terapeutico e riabilitativo dei soggetti contagiati dal coronavirus e poi guariti. Occorrono ovviamente nuove conoscenze, nuovi studi per costruire protocolli sempre più utili. Ho provato a dare un esempio in base a quello che è comparso in letteratura, in base alla mia esperienza con diverse persone e anche, permettetemi di dirlo, su me stesso. Vi ringrazio e sono a disposizione per le domande successive. Grazie Piero, l'intervento è molto interessante, anche perché si tratta di un tema che è stato in qualche maniera sottovalutato, perché durante l'emergenza chiaramente si è pensato ad altro. E, niente, di Piero quello che non ho detto è che vabbè, per la provincia di Pesaro lui è più che famoso per tutta la sua attività di medico sportivo, lo porta sui campi olimpici anche con le nazionali di pallavolo, quindi insomma è persona che è difficile da presentare perché ne ha così tante da dire che... Allora, passiamo a un'altra persona che in questo periodo ha avuto veramente, direi non notorietà, ma ha riscosso tanta simpatia, ed è il professor Giuseppe De Donno. Dico tanta simpatia perché poi questa alla fine è una qualità umana che non è secondaria anche a tutti gli aspetti che attengono alle, come dire, alle conquiste di tipo scientifico e medico, perché comunque sia, quando una persona umanamente è in grado di comunicare qualcosa vuol dire che è una persona responsabile e prima di fare delle cose ci pensa molte volte. Io eviterei insomma di perdermi nel tempo di presentarlo, perché lo conoscete tutto, ma lui, quello che ci racconterà questa sera, siccome il tema è la presa in carico del paziente post-Covid, ci sono dei problemi che riguardano i pazienti post-Covid, quelli che non riescono a essere post-Covid, e lui insomma ha, questa volta spero che nessuno dica ma si sapeva, ma qua, ma là, perché alla fine sembra sempre che uno scopre l'acqua calda, no? Ma poi quello che lo dicono in genere non hanno proprio scoperto un bel niente, anzi hanno messo i tappi nelle bottiglie e le hanno chiuse nelle dispense delle cose da dimenticare. E invece questa è una cosa veramente originale di cui mi parlava ieri, per cui Giuseppe, con vero piacere ti invito a spendere qualche parola su questa tua nuova idea. Grazie. Grazie Piero, spero che mi sentiate bene. Dammi un cenno se mi sentite. Okay. Sì, ti sentiamo benissimo. Grazie mille, cercherò di essere brevissimo per non portarvi via troppo tempo. Intanto grazie per avermi accolto in questo interessantissimo consesso. Devo dire che mi trovo un po' a casa perché io sono un pneumologo intensivista, e però nella mia struttura complessa di pneumologia, che è molto articolata, abbiamo proprio un percorso di riabilitazione respiratoria, abbiamo già iniziato un percorso di riabilitazione dei pazienti post-Covid in linea con quanto diceva il dottor Benelli, e abbiamo da oggi inaugurato la riabilitazione cardiorespiratoria nel mio reparto, quindi effettivamente la parte riabilitativa di questi pazienti non va mai sottovalutata. E voi sapete tutti che io mi sono interessato moltissimo di coronavirus in questi mesi, forse eccessivamente anche sovraesposto, però il motivo era fondamentalmente quello di far passare un concetto, che a volte le terapie più vecchie possono essere quelle più efficaci, e sicuramente tu Piero dopo potrai dircene qualcuna anche tu.
e farmaci come l'enoxieparina, come il plasma di pazienti convalescenti e come il cortisone si stanno rivelando le vere armi vincenti di questa pandemia. In realtà oggi non vorrei soffermarmi molto sul ruolo del plasma del paziente convalescente nella fase acuta di malattia, perché per grazia la pandemia non ha più i numeri di febbraio, marzo e aprile, anche se in realtà purtroppo in Lombardia oggi si è verificata dopo giorni un'inversione di tendenza, per cui sono ripresi ad aumentare i ricoveri in terapia intensiva. E oggi i nuovi contagi sono 333, con 66 deceduti, quindi siamo lontani a dire che questa pandemia è debellata. Non sappiamo nulla di questo virus. Ed è per questo che sulla scia di questa di queste considerazioni abbiamo deciso io e il professor Franchini di avviare due protocolli di ricerca nuovi. Il primo è quasi alla termine, si chiama Rescue, cioè salvataggio. Noi abbiamo cercato di trattare gli anziani nelle RSA che sono stati falcidiati da questa pandemia. In Lombardia il 50% degli anziani è deceduto. Io ho fatto da consulente in alcune RSA e mi piangeva il cuore vedere interi reparti vuoti rispetto a quando avevano la coda per poter accedere a queste strutture. Non so se l'esperienza di Pesaro e Urbino sia analoga, ma credo di sì, a quella della Lombardia. Sicuramente l'Emilia-Romagna e il Veneto sono sovrapponibili a noi. E devo dire che i primi dati che ci stanno arrivando dimostrano che, nonostante la letteratura ci dicesse che il plasma convalescente pare non funzionare bene nell'anziano, noi abbiamo osservato che nell'anziano il plasma convalescente con alta capacità neutralizzante, quindi con una concentrazione di anticorpi neutralizzanti il coronavirus, può essere efficace anche in questa popolazione, con una riduzione della mortalità di oltre il 40%. E stiamo facendo insieme ai colleghi geriatri tutto lo studio del profilo geriatrico dei pazienti e stiamo osservando, ovviamente su studio di potenza scarso, perché per fortuna gli anziani che abbiamo arruolato fino adesso sono 20 e ne andremo ad arruolare altri 20 la settimana prossima. Però la percezione che i colleghi geriatri hanno è che il plasma di paziente convalescente vada a migliorare anche i profili di demenza, probabilmente peggiorati dall'infezione. Qui c'è un bellissimo articolo su JAMA che parla appunto del peggioramento da parte delle infezioni virali della demenza, e probabilmente l'azione di un antivirale naturale come il plasma può provocare questo tipo di miglioramento. Lo vedremo, non vedo l'ora di dirvi la verità, di avere dei risultati definitivi per potervene poi parlare. Però, come diceva Piero, il protocollo che noi andiamo ad attuare nei prossimi giorni, che abbiamo già sottomesso al nostro comitato etico, che ce l'ha anche sollecitato, è quello di trattare i pazienti asintomatici che hanno ripetutamente tamponi positivi. Perché ricordiamoci che accanto agli ammalati ci sono i positivi asintomatici, che stanno vivendo un dramma. Ci sono pazienti asintomatici che hanno il tampone positivo da marzo e questo tampone non si negativizza. Allora, in base a quello che noi abbiamo osservato dal primo studio fatto con i colleghi di Pavia e dal resto, quello sugli anziani, abbiamo evidenziato che il plasma del paziente convalescente ha una capacità neutralizzante il coronavirus di circa il 90%. E quindi vediamo se questo dato si confermerà anche sugli asintomatici. E questo è uno studio che partirà già lunedì e quindi vi terrò poi aggiornati sui risultati. Un altro studio che abbiamo fatto e che stiamo portando avanti è lo studio di endocrinologia nel coronavirus, che non c'entra proprio nulla con il plasma per il momento. Noi abbiamo osservato che i pazienti maschi con bassi livelli di testosterone hanno manifestazioni più gravi da coronavirus. E adesso, e questo correla enormemente con la gravità. Più basso è il livello di testosterone, peggiore è l'indice di gravità e dell'insufficienza respiratoria. Probabilmente perché c'è una maggiore esposizione di ACE2 a livello dei testicoli. E come diceva prima
il dottor Petrelli, il coronavirus utilizza la C2 per penetrare nel circolo sanguigno e una delle ipotesi più importanti patogenetiche è che nel letto vascolare, oltre che polmonare, il coronavirus utilizzi proprio i testicoli o l'apparato genitale in generale. E questo lo stiamo studiando, adesso stiamo facendo uno studio comparativo sul sesso femminile in collaborazione con il Careggi, con la dottoressa, con la professoressa Vignozzi, che è un'esperta di ormoni che ci sta veramente supportando in questo studio. E, per finire volevo dirvi che noi non sappiamo cosa succederà prossimamente, questo virus lo conosciamo così poco, però sono contento di vedere che giorno per giorno ciascuna regione si sta cercando di dotare di plasma di pazienti convalescenti, cioè stanno nascendo quasi autonomamente le banche del plasma. Il plasma non vuole essere in contrapposizione con nulla, né con un eventuale vaccino, né con gli anticorpi monoclonali, né con altre cose, però ricordiamoci una cosa, che per produrre anticorpi monoclonali o per produrre anticorpi farmaceutici da plasma convalescente c'è bisogno di mesi. E quindi se noi dovessimo in questa fase dare tutto il plasma convalescente all'industria per far sì che sintetizzi un plasma farmaceutico, rischieremmo di avere, in un caso di una seconda ondata, la possibilità di non poter trattare i pazienti. Per cui io dico, stiamo calmi, facciamo le banche del plasma in questa fase, arginiamo, sperando che non arrivi, ma siamo pronti ad arginare un'eventuale seconda ondata e aspettiamo di vedere che cosa succederà col vaccino e con gli anticorpi monoclonali di sintesi. Però dobbiamo essere pronti, perché noi tre armi efficaci sicuramente ce le abbiamo. Ecco, io non vorrei, Piero, dilungarmi oltre, perché se inizio a parlare vi parlo per delle ore e oltre che annoiarvi vi porto via troppo tempo. E sicuramente comunque ci rivedremo e il mio auspicio è di poter collaborare anche con la vostra università, perché io sto cercando di creare dei ponti, come dico io, etici, senza nessuna voglia di essere prime donne o meno, perché quando la scienza è collaborativa si ottengono dei risultati meravigliosi, come abbiamo fatto con i colleghi di Firenze, come stiamo facendo con i colleghi di Verona e di Milano. E quindi con te spero veramente di continuare a collaborare. Guarda, ti ringrazio moltissimo e l'invito lo accetto veramente con grande piacere. Mi sentite? Pronto? Sì, ecco. No, perché avevo avuto un attimo che mi era saltato il collegamento. Quindi lo accetto veramente con piacere. Io sposo, sottoscrivo assieme anche ai colleghi che sono collegati, che mi faranno da testimone. In particolare saluto Elena Barbieri, con cui abbiamo un rapporto lavorativo strettissimo anche su aspetti che riguardano la clinica, che per noi è abbastanza, come dire, inusuale, perché essendo... non avendo una facoltà di medicina a Urbino, ecco, ci rimane un po' più complicato. E, dunque, allora, io proprio per non perdere il filo del discorso, riprenderei tutti i temi interessantissimi che hai detto, l'ultimo, il concetto della scienza che deve essere collaborativa. Sono più che d'accordo, mi piace molto questa descrizione di ponti etici, perché alla fine in situazioni emergenziali come queste deve comunque prevalere un aspetto umano anche nella gestione delle argomentazioni e delle tematiche scientifiche. Quindi ti ringrazio molto. Io passo a questo punto alla presentazione del mio ultimo intervento. Vado a prenderlo, ecco qua, e l'intervento l'ho chiamato, come dire, gli ho dato un titolo un po' suggestivo: Covid-19, 6 mesi tra successi e fallimenti. Sotto avrei messo di farmaci. Comincio dai fallimenti. Fallimenti sono sostanzialmente quelli legati al fatto che in questi 6 mesi non siamo stati in grado di individuare, come ben diceva il dottor Petrelli, un antivirale specifico eziotropico in grado di agire direttamente sul SARS-CoV-2. E quindi, come dire, da quel lato siamo nel campo dei fallimenti. Abbiamo cercato di vicariare in qualche maniera, cercando di adottare terapie a base di clorochina, idrossiclorochina, ne è stato
già parlato prima, e adesso questo Remdesivir, però di fatto noi ci siamo dovuti orientare verso l'adozione di terapie che vengono descritte come host directed, cioè dirette al paziente, non all'agente eziologico, quindi non eziotropiche, ma alla risposta del paziente. E già qui avevate visto che in pratica già dalla fine di marzo era stato messo a punto questo modello in cui in sostanza si vede che man mano che la fase di risposta virale decresce, in certe situazioni si contrappone l'ascesa, l'escalation di questi eventi infiammatori, che sono quelli di cui ancora continuiamo in qualche maniera a parlare. E allora ecco che un po' alla volta si è riusciti a passare dall'accademia, come dire, alla invece la proposta di schemi terapeutici ben precisi. Ricorderete che uno dei primi è stato il tocilizumab. Bene, il tocilizumab è un farmaco che si è rivelato utile, ma secondo me più che l'utilità clinica è stato utile perché ha aperto una finestra su un panorama che invece non si voleva guardare. Questo è il meccanismo d'azione della tocilizumab, dove in sintesi cosa succede? Succede che il tocilizumab è in grado di attaccare il recettore per l'interleuchina 6 cellulare, responsabile di una quantità di azioni trofiche e di stimolazione su cellule immunitarie, e questo produce, questo legame, una cascata di eventi autoamplificanti che fa parte, e non è il motore unico, ma fa parte di quella che è stata descritta come tempesta citochinica. Questo lo sappiamo già tutti, invece quello che verrà proiettato nella slide successiva è provocatorio. Perché? Perché questo è il meccanismo d'azione del tocilizumab, che deve agire in una situazione di grande escalation infiammatoria, e voi sapete che l'infiammazione è un processo estremamente complesso, articolato e in questo caso disarticolato, dove l'unico attore non è l'interleuchina 6, qui abbiamo un coro di attori, di prefiche che si scatenano. Questo invece è il meccanismo d'azione del cortisone. Bene, il paragone tra il tocilizumab, il suo meccanismo d'azione, e quello del cortisone è ingeneroso, perché se volessimo descrivere l'attività dei due farmaci facendo un paragone con gli antibiotici, potremmo dire che il tocilizumab è un agente a spettro ristretto, mentre i cortisonici sono degli agenti a spettro allargato, cioè in grado di interagire probabilmente con qualunque delle fasi, negativamente inibendole, che vengono innescate dal rapporto tra organismo e SARS-CoV-2. E quindi, non conoscendo esattamente ancora, perché il tempo non ci è stato dato di studiare a fondo la malattia, i meccanismi che fanno scattare questa molla, ebbene, dobbiamo usare un farmaco ad ampio spettro antinfiammatorio, così come quando non conosciamo il batterio patogeno, qui mi bacchetterà magari se sbaglio il dottor Petrelli, si tende a usare un antibiotico ad ampio spettro o delle associazioni. Ecco perché il cortisone, da un certo punto di vista, era meglio del tocilizumab, e poi la pratica clinica in qualche maniera è andata in quel senso. E in questi giorni forse avete sentito dire di questo appello che sta facendo un po' di clamore, perché già sta rimbalzando sui media, l'appello del 24 aprile scorso, che finì sul tavolo del ministro Speranza, il cui testo recitava così: lo rivolgiamo a questo appello perché riteniamo importante richiamare la sua attenzione su alcune nostre considerazioni finalizzate a un miglior contenimento, una possibile e più rapida soluzione della patologia che colpisce i pazienti coinvolti nella pandemia. E in pratica noi in quella fase avevamo bisogno di uscire da una logica di emergenza nella quale ci eravamo cacciati, e cercare di mettere l'accento su terapie che anticipassero quegli eventi catastrofici. Bene, detto questo, alla dottoressa Roberta Ricciardi, che ringrazio per la collaborazione che abbiamo avuto insieme, abbiamo cercato di radunare intorno all'idea di somministrare il cortisone un po' prima che i pazienti finissero in ospedale. Abbiamo scritto questo appello al ministro, che è rimasto nei cassetti probabilmente dei burocrati. Noi sappiamo che l'appello è arrivato nelle mani del ministro e di Sileri, i quali lo hanno passato, visto che erano affaccendati in altre cose. Non spetta al ministro calarsi in argomenti scientifici, lo ha passato
ai consulenti tecnici, i quali hanno ben pensato di metterlo da parte. Intanto in Inghilterra è partito lo studio sul cortisone, su pazienti, quello il recovery di cui si sta parlando in questi giorni. Sono trapelate delle indiscrezioni, ma è chiaro che l'effetto non è miracoloso, ma sapete, salvare la vita al 30% di pazienti gravi non è poco. E tutto ci fa pensare che anticipare quella terapia potrebbe essere utile. Questo è un articolo che è rimbalzato sul giornale, che parla di questo appello che è stato firmato appunto da Roberta Ricciardi, da me, ma anche altre persone, perché ad esempio proprio Elena Barbieri, Piero Benelli lo hanno sottoscritto, dei presenti, se qualcuno non è citato me ne dolgo, me ne dispiaccio e mi scuso, però è stato firmato da oltre 50 tra ricercatori universitari e medici e clinici. Risposta non è arrivata ancora, anzi diciamo che è nata un po' di polemica su questa storia del cortisone, una polemica che era legata al fatto che di tutti i firmatari nessuno, e guardate che anche dei farmacisti in questi giorni mi hanno contattato dicendo: guarda Sestili, che effettivamente noi abbiamo avuto un incremento di vendite dei cortisonici, ma è come dire a macchia di leopardo, qualcuno li prescriveva in ambito domiciliare, qualcun altro no, molta la tachipirina. E insomma, la cosa che non si capiva era come mai, in qualche maniera, la scienza delle autorità sanitarie avesse deciso d'amblè di bocciare i cortisonici, di bocciare gli antinfiammatori non steroidei, lasciando i medici senza una terapia antinfiammatoria che non fosse quella dei farmaci biologici, costosi, difficili da produrre, difficili da smerciare, non passano per le farmacie che hanno rappresentato, come dicevo la settimana scorsa, dei presidi importanti di informazione, di counseling, esponendosi anche i farmacisti ai rischi di frequentare quotidianamente persone che in qualche maniera potevano benissimo essere infette. Beh, detto questo, tutti sono rimasti senza armi, tanto che personalmente, in un articolo che ho firmato assieme col professor Stocchi, abbiamo, correttore, abbiamo scritto un articolo che è proiettato alla rivista Frontiers in Pharmacology, dicendo sostanzialmente: visto che non si devono usare né gli antinfiammatori non steroidei né gli steroidi, dove vogliamo andare a curare un pochettino in anticipo rispetto ai disastri la Covid? E abbiamo pensato ai cromoni. I cromoni sono dei farmaci antiasmatici che hanno una attività che è descritta come stabilizzatore di membrana delle mast cell, cioè sono in grado di ridurre la degranulazione, ma non solo la degranulazione, anzi sono più in grado di bloccare l'attività o alcune attività delle mast cells, che sono degli attori importanti sia nella patogenesi di alcune patologie respiratorie, ma soprattutto sono degli attori importanti nell'innesco della risposta immunitaria innata. Come diceva prima il dottor Petrelli, pare che uno degli aspetti caratteristici della patogenesi di Covid sia legato al fatto che c'è una sorta di scoordinamento, di scardinamento tra il passaggio dalla risposta infiammatoria innata a quella invece adattativa cellulare, e c'è una fase in cui la risposta innata non si spegne e continua a sovrapporsi all'esordio della risposta adattativa, creando quella situazione di confusione orchestrale che porta tutto ad una a quella tempesta citochinica di cui abbiamo tante volte parlato. Bene, le mast cell possono essere rallentate all'esordio della malattia, si possono dare già veramente ai primi dubbi di patologia, nella speranza che, se la patologia si è innescata, intanto noi abbiamo fatto un piccolo lavoro, abbiamo bloccato, abbiamo ridotto quella risposta che in qualche maniera potrebbe portare il paziente a, come dire, verso sponde molto più pericolose, probabilmente senza fare male a nessuno, perché comunque la risposta immunitaria innata va avanti lo stesso, perché è un meccanismo ridondante. Noi staremo in sintesi soltanto limando una fettina di quello che appunto sono in grado di mettere in campo tutte le nostre difese innate che operano comunque a prescindere, come tutti i meccanismi fortemente ridondanti. Questo è il razionale di una proposta che è venuta dalla nostra università, e scusate, perdo un po' di tempo su quello che abbiamo fatto, perché almeno racconto delle cose
che ci riguardano. Un altro aspetto su cui stiamo lavorando e stiamo per mandare via questo articolo, questo lavoro che vedete proiettato nelle slide, è un aspetto che è stato fino adesso molto poco caratterizzato, cioè l'importanza della microflora intestinale nella Covid-19. Cioè, noi ci domandiamo, è un giocatore che è stato fino adesso sottovalutato? E, insomma, quello che accade nel microbiota è che, in sintesi, il microbiota ha una sua salute, che si chiama eubiosi. Invece nelle disbiosi, in sintesi, cosa succede? Che il microbiota sta male, così come quando prendiamo gli antibiotici. Bene, la cosa che va detta è che il microbiota intanto è in risonanza con il sistema immunitario dell'ospite, cioè più il microbiota sta bene, più la nostra flora intestinale, più le difese immunitarie funzionano in maniera fisiologica. Più andiamo incontro a una situazione disbiotica cronica, più abbiamo un riverbero negativo anche sulla risposta immunitaria. E pensate, c'è una risonanza specifica che Piero Benelli conosce bene tra la salubrità del microbiota intestinale e quella del microbiota dell'albero respiratorio, e anche l'efficienza del sistema immunitario che agisce a livello polmonare è in risonanza ed è in proporzione al grado di salute del microbiota. Quindi il messaggio è: più la flora intestinale sta bene, più teoricamente dovremmo essere un po' protetti o meno suscettibili, se volete, alle infezioni virali, tra cui Covid-19, e alla sequela della progressione della malattia. Perché diciamo questo? Il dato è in qualche maniera confortato da un'osservazione, cioè tutte le persone che vedete qua a sinistra sono quelle che risentono di meno della Covid, cioè sono quelli che quasi a volte non si accorgono di essersi ammalati. E sono i giovani, i bambini, gli adulti, i giovani adulti, persone che non hanno comorbidità, che non hanno condizioni preesistenti e che non hanno, che hanno degli stili di vita adeguati. Questi sono quelli che stanno bene, come dire, che hanno un bel microbiota, e curiosamente sono quelli che resistono meglio, non curiosamente, no? Resistono meglio alla malattia. Bene, se noi invece andiamo verso una condizione di disbiosi, quando questa è massima, ci ritroviamo nelle medesime condizioni delle persone che sviluppano stati infiammatori cronici, iperinfiammazioni, che hanno delle comorbidità, che usano moltissimi farmaci, perché per le comorbidità devono necessariamente prendere molti farmaci che squilibrano, anche se non sono antibiotici, il microbiota intestinale, danno luogo a una incrementata capacità virale di replicarsi, aumentano il danno ossidativo e hanno anche, il più delle volte, hanno anche sviluppano RDS. Quindi c'è una stretta relazione che probabilmente va meglio investigata tra lo stato del microbiota e la suscettibilità al Covid. È inutile dire che le persone anziane, tutti quelli che sappiamo essere i malcapitati, che hanno dei fattori di rischio estremo, sono in questa situazione. Quindi questo è un altro contributo. Ai farmacisti può interessare molto, perché il microbiota si può correggere, e può essere una manovra anche preventiva, nel senso che si può prendere come in qualche maniera una immunomodulazione profilattica, si può correggere con la scelta di buoni probiotici e prebiotici, che sono i prodotti che vengono venduti senza bisogno di ricettazione, che i farmacisti che operano in farmacia conoscono molto meglio di me, e sapranno consigliare ai pazienti questa strategia, sia per come dire, avere una copertura che potremmo definire profilattica. È tutto da provare, ma male non fa. Suggerire ai pazienti che stanno attraversando la fase di malattia di curare il loro microbiota, anche perché gli vengono somministrati spesso degli antibiotici come la azitromicina, e anche nelle persone che stanno uscendo dalla Covid e che hanno difficoltà, come diceva adesso Giuseppe De Donno e Piero Benelli, hanno difficoltà a uscire veramente dalla malattia, il recupero di un buon microbiota può essere adeguato. Tenete presente l'ultima cosa: microbiota di scarsa qualità si traduce nella maggiore suscettibilità alle cosiddette urti, che sono le infezioni del tratto respiratorio.
superiore. Quindi ecco, c'è veramente una forte assonanza tra la qualità del microbiota probabilmente e le capacità di resilienza dell'organismo. Questo è l'ultimo lavoro che vi voglio proporre, perché ecco, qui non è che io vi dico delle verità, vi dico quelle che sono in realtà delle nostre opinioni, ma forse è bene raccontare le opinioni e confrontarsi su questi. Il titolo dell'articolo, che adesso è sotto valutazione della rivista Drug Safety, che è una rivista specializzata nelle interazioni negative tra organismo e farmaci, si intitola "Il paracetamolo nel Covid è la miglior scelta o il peggior errore?". Molto rapidamente, perché anche io sto dando oltre i 10-12 minuti consentiti, ma in qualche maniera ne approfitto, scusatemi, essendo anche, come dire, il rappresentante del padrone di casa, che è l'università, almeno per quello che riguarda la piattaforma. Ecco, il paracetamolo. Il paracetamolo è una bellissima storia, perché in pratica, bruttissima, appena il virus sbarca in Europa, la Francia fa una stupidaggine, vi ricordate, fa lo spot sulla pista al coronavirus. Beh, diciamo che chi ride bene ride ultimo, perché dopo 2 settimane i francesi erano nel marasma più totale, anzi dovevano pure andare al voto. Nel marasma più totale ci cade il ministro Olivier Véran, che ha avuto, poverino, veramente dei cattivi consiglieri, tra cui un gruppo marsigliese, e da Marsiglia vengono anche i gruppi che hanno dall'inizio detto che l'idrossiclorochina era miracolosa. Io tutti questi gruppi li ho ribattezzati personalmente il clan dei marsigliesi, e hanno detto al ministro Véran: guarda Véran, che noi abbiamo fatto degli studi 2 o 3 anni fa dove dicevamo che gli antinfiammatori non steroidei non vanno bene contro le infezioni virali polmonari, anzi fanno male, per cui facci un pensierino, noi ti suggeriamo di sconsigliare i FANS contro il Covid-19, prima l'ibuprofene, il giorno dopo tutti i FANS. E poi gli dicono: ah, guarda che i cortisonici sono peggio dei FANS, quindi figuriamoci, quelli sono pure immunosoppressivi, non devi dare questi farmaci, piuttosto devi dare il paracetamolo, che non è un FANS, o è un FANS sui generis, tanto qui parliamo tra addetti al lavoro, lo sapete benissimo, non è immunosoppressivo e neanche antinfiammatorio come appunto i cortisonici, quindi date la tachipirina. Il ministro francese, senza starci a pensare tanto, era il 15 o il 16 di marzo, dice: non usate il FANS, non usate il cortisone, usate il paracetamolo. L'OMS, che non ha mai preso un'iniziativa, bisogna dire la verità, in questo periodo che fosse giusta, ha detto: beh certo, è vero, ha ragione Véran, sconsigliamo i FANS e consigliamo il paracetamolo. Bene, cosa sta venendo fuori? Che c'è stata una, capirai poi i paesi anglosassoni che sono abituati al paracetamolo, già a farsi colazione quasi, da noi si usa un po' di meno in linea di massa, ma nei paesi anglosassoni se ne usa, in Inghilterra in particolare, tantissimo, tant'è che l'Inghilterra è un paese dove molto spesso si verificano, a prescindere dal Covid, dei casi di intossicazione da paracetamolo, perché il paracetamolo in pratica ha una caratteristica: quando viene somministrato a dosi generose, in particolare in alcune persone che hanno già di per sé delle brutte condizioni, di nuovo quelli che sono nella fascia di rischio, gli produce una depressione del glutatione epatico, al quale segue un'intossicazione grave da paracetamolo. Ma quando va giù il glutatione epatico, che ce n'è veramente a vagonate, contemporaneamente va giù anche il glutatione in altri distretti. E il glutatione è particolarmente importante per la omeostasi dell'apparato respiratorio. Tant'è che quando ci sono scarse quantità di glutatione, ad esempio, l'influenza prende una brutta china, come aveva dimostrato nel 1998 Silvio De Flora, che curava ai primissimi segni di esordio la influenza somministrando dosi generose di N-acetilcisteina e di glutatione per endovena. E qui rispondo: sì, è vero, l'altra volta il dottor Del Prete aveva giustamente osservato che l'N-acetilcisteina non è in grado di produrre dei livelli così elevati di glutatione, se convertita in glutatione così rapidamente se somministrato per via orale.
meglio fare iniezioni di glutatione endovena seguiti per il mantenimento alla N-acetilcisteina. Quindi Deflora curava l'influenza così, con successo. Poi sono arrivati oseltamivir, zanamivir, è iniziata la pratica dell'immunoprofilassi e nessuno si è più ricordato. Tant'è che nessuno si è neanche ricordato adesso, laddove in pratica quattro gruppi indipendenti hanno fornito delle evidenze anche abbastanza solide, perché sono basate anche su delle valutazioni in vivo su pazienti Covid, che laddove c'è un elevato livello di glutatione, elevato o normale, la malattia si presenta in forma lieve, quando invece il paziente ha dei bassi livelli di glutatione, la malattia si presenta in forma più severa. Chi è che ha bassi livelli di glutatione? Nuovamente tutte le persone che sono a rischio, gli anziani, quelli che hanno comorbidità, quelli che fumano, quelli che hanno disordini nutrizionali, quelli che hanno, qui interessante, peso corporeo troppo elevato e obesità. Beh, allora, di nuovo, se il paracetamolo è in grado di produrre questo tipo di effetto, perché, ci domandiamo, si continua a usare a piene mani il paracetamolo e si è fatta una gran confusione sui FANS, si è fatta una gran confusione sui cortisonici, e niente, insomma, io voglio dire che ci sono stati effettivamente una quantità di errori, come dire, importanti in questa gestione della Covid, delle quali stiamo tutti pagando le conseguenze. E concludo dicendo appunto che la scienza deve procedere attraverso il confronto aperto, libero, tra pari, perché è giusto che i dibattiti non vengano fatti su Facebook, ma tra persone competenti, quali tutti quelli che sono, per dire, intervenuti questa sera, senza preclusioni, perché sennò ci si chiude nelle torri d'avorio e arrivederci. Quello che succede fuori non mi va bene, non mi tange, perché tanto ci saranno sicuramente delle persone che cadranno comunque in piedi, ed è brutto immaginare che tutto verrà scotomizzato e domani tutti contenti ci daremo la mano con gli stessi vertici consulenziali dei ministeri che cambiano i governi, ma quelli rimangono sempre lì. Questa volta io sarei contento se si rimettesse in dubbio all'interno della comunità scientifica, non giuridica, non politica, questo atteggiamento che francamente trovo che non sia più tollerabile. Bene, io vi ringrazio e apro il dibattito richiamando a questo punto il nostro ospite generosissimo e sempre estremamente, estremamente simpatico e preparato, Romeo Salvi, a gestire l'ultima fase delle domande per tutti coloro che hanno avuto ancora la pazienza di ascoltarci fino a questa ora, che non è tardissima, però insomma sono 10:40. Prego, Romeo. Eccoci, ciao Romeo. Allora, grazie. Intanto veramente complimenti. Ho messaggi da tutta Italia dove mi dicono che è stato un webinar di alto livello e io non avevo assolutamente dubbi. E noi con Piero Benelli abbiamo avuto un'esperienza simile, Piero? E per cui io all'inizio del mio intervento ho fatto delle considerazioni, no? Anche leggermente polemiche. Però devo dire che tutta questa vicenda è rappresentata da tre realtà. L'empatia, la presunzione e l'indifferenza. Poi io dico, non è molto spesso voluta. Stasera è prevalso di gran lunga l'empatia. E io di questo sono assolutamente felice, perché il grande risultato di chi sta male, di chi ha avuto i problemi, di chi ha avuto i morti in casa, ha bisogno di anche una carezza. E non so, e sicuramente non l'indifferenza, come spesso è capitato, sta capitando. Bene, per quanto riguarda invece il discorso dell'intervento dei farmacisti, diciamo dei professionisti sul territorio, volevo dire che hanno partecipato a questo webinar dei farmacisti, gli infermieri e i medici. Allora io
come giustamente hai detto te, se vogliamo portare una concretezza in riferimento a questa esperienza, fra l'altro è sorprendente e piacevole pensare ai personaggi del vostro ispettore che siano qui insomma, ad ascoltarci farci compagnia per due ore. Bene, io voglio dire una cosa, allora, il ruolo del territorio, il ruolo del territorio. Allora, adesso il problema qual è? Come avete detto giustamente voi, almeno si dice un 30% delle persone che hanno subito chi più che meno il Covid ancora hanno delle sequele importanti. Bene, chi ha fortuna, magari ha il medico giusto, l'amico giusto, ma la grandissima maggioranza di persone non ha la possibilità di curarsi. E vi assicuro che non è piacevole. Voi sentite che faccio fatica, io non facevo fatica così a parlare prima di febbraio. Piero ha tossito 3-4 volte, mi è sembrato. Cioè, questa tosse, nonostante che mi faccia le enoxaparine da ormai 6 settimane. Cioè, sostanzialmente, le sequele sono importanti, sono subdole, per cui praticamente bisogna creare una specie di task force, specialmente sul territorio, dove obiettivamente si può dare molto. Allora, vi porto un piccolo esempio. Nel 2015, 216 farmacisti hanno preso in carica 884 pazienti. Apparentemente sono numeri bassi, però facendo parte a un progetto che si chiama IMUR, Italia Medicine Use Review, è la revisione dell'uso dei medicinali. Grazie a un progetto dell'Università del Kent, la versione quindi, diciamo, il mio AR è la versione della mio AR inglese. Perché sono stati presi in carico pazienti utilizzando l'asma come modello. I risultati sono stati sorprendenti in termini di aderenza terapeutica e risparmio economico. Perché lo stesso modello non può essere, diciamo, utilizzato anche per il Covid-19? Allora, senza pensare che tutti quanti possono aderire o vogliono aderire a questa iniziativa, però gli uomini, i professionisti di buona volontà, che sono quindi qui, che sono comunque 70-80, peccato Piero che mi ha detto che lo streaming non abbia funzionato bene. Lo so, infatti, scoperto stasera che non è del tutto pubblico. Abbiamo scoperto questa sera che non è del tutto pubblico, quindi andrà in differita. Sì, io allora la proposta che ti faccio, visto che sei molto aperto a questa iniziativa, perché non facciamo qualcosa insieme? Università, il dottor Di Donno ha detto io sarei disponibile. Cioè, diciamo così, tutte le risorse, il patrimonio che esiste a livello di territorio, mettiamolo a disposizione. Voglio dire, in questo momento noi abbiamo giustamente le capacità e la territorialità per farlo. Ecco, ci serve una linea guida. Perché non la fa l'università? Guarda, Romeo, in realtà noi una idea di questo genere la stiamo già mandando avanti. Mi è testimone anche Elena, che chiamo ad aprire il microfono, perché poi lei è una che gestisce anche degli studi di tipo clinico, come dire, anche abbastanza impegnativi. Ma noi abbiamo pensato di realizzare un survey sull' utilizzo dei farmaci da parte dei medici durante la Covid, per capire intanto quali fossero i farmaci che più frequentemente sono stati dati, e questo per capire se c'è una relazione tra, ad esempio, l'adozione di alcuni farmaci e un miglioramento complessivo della gestione domiciliare. Ma questo tipo di studio qua può essere trasferito anche alle farmacie, cioè se le farmacie di buona volontà cominciano a raccogliere dati ed applicare quelle che sono le tendenze che ancora però devono emergere, perché purtroppo la verità vera è che non abbiamo delle linee guida consolidate per gestire i pazienti che ancora non hanno bisogno di andare in ospedale. Cioè ancora tutto questo meccanismo enorme di autorità regolamentative non è stata capace di fare una sintesi sui farmaci che vanno dati all'inizio.
Beh, quando arriverà questa cosa, o se vogliamo anticiparla con qualche indicazione, certo le farmacie diventano uno strumento prezioso, perché, come abbiamo detto tante volte, sono la sanità che entra nella casa delle persone, o è la prima casa della sanità. Quindi io questo penso, anche perché poi i medici, abbiamo visto, sono degli esseri umani, non possiamo caricarli per 7 anni perché ho paura di aver preso la Covid, perché, insomma, voglio dire, io direi che l'unica cosa positiva di questa Covid è che la gente ha finalmente imparato che i pronti soccorsi ci devi andare da solo o accompagnato, e quando hai bisogno. Non deve più succedere che arrivano le famiglie intere perché il bambino si è fatto male al dito o ha fatto la pupù troppe volte, no? Come succedeva prima. Per cui io, guarda, sono d'accordissimo, se Elena vuole intervenire, dire qualcosa su come stiamo gestendo delle cose che hanno una attinenza con la sanità, mi fa piacere, perché poi vorrei che certo. Qualcun altro. Guarda, prego, Elena. Grazie intanto Piero di avermi coinvolto negli studi che facciamo, sicuramente c'è il grande interesse della collaborazione nell'ambito territoriale. Nei gruppi di ricerca con cui collaboro con Piero Sestili, io in alcuni casi coordino, ma mi affianco a chi dà la disponibilità con le diverse competenze. Ci sono sempre approcci multidisciplinari e quindi le competenze anche statistiche sono disponibili. Sicuramente negli incontri che ci sono stati precedentemente, dove ci siamo messi a confronto con appunto le realtà cliniche, farmacologiche, per poter avviare un survey, questo potrebbe dare un'idea di tendenze sulla base delle quali poi si possono veramente condividere delle proposte, ma avere una realtà sulle tendenze di quelle che sono state delle scelte in termini proprio farmacologici nei diversi ambiti, e anche da appunto medici, patologi, pneumologi, nelle diverse realtà cliniche. Ci sono dei messaggi, colgo l'occasione della parola, scusate, ma ci sono stati dei messaggi, Piero, che non sono stati letti. C'è anche collega pneumologa che è venuta. Fai tu che sei più attenta di me, come ascolto. Guarda, niente, comincia a rispondere alla Donatella, alla dottoressa Amico. Ecco, infatti, perché logicamente ci sono persone che conosco meglio di altre, però nella chat c'è una chat aperta, quindi Piero io te lo faccio notare. Sì, no, grazie. Comunque, ecco, concludo semplicemente che disponibilità c'è, ci sono anche delle proposte proprio a livello di Cineca e del MIUR, di poter avviare entro breve delle proposte di ricerca proprio attinenti al Covid, come proposte emergenti che possono far evidenziare degli aspetti di gestione, di innovazione, di idee progettuali contestuali al territorio che potrebbero essere avanzate. Quindi è il momento questo, sicuramente. Grazie Elena. Quindi Romeo, venendo alla domanda che hai posto tu, alla proposta, senz'altro noi siamo disponibili e ben contenti di partecipare attivamente a un'idea progettuale quale quella che tu hai messo sul piatto. Allora, leggo invece quei commenti che Elena mi diceva. Allora, intanto sì, sono contento di vedere che la dottoressa Amico, che è la responsabile della pneumologia dell'ospedale di Fano e quindi collega diretta del dottor De Donno, ci dice che in realtà loro a Fano da marzo, nei pazienti non eligibili col trattamento col tocilizumab, utilizzavano già il metilprednisolone, e questo ci risultava, insomma, è vero, no Giuseppe? Certo, sì, anche noi devo dire, ma probabilmente perché noi abbiamo una mentalità semi-intensivista, per cui siamo abituati a maneggiare un po' il cortisone. Io devo dire una cosa, che io sono stato principal investigator anche del protocollo AIFA del dottor Perrone sul tocilizumab in fase avanzata, e devo dire la verità, però, che non mi sono mai posto il problema se associare o meno il cortisone. Ecco, molte volte l'ho associato ugualmente, e devo dire che la percentuale di pazienti con fibrosi polmonare come complicanza rispetto a quello che dice la letteratura nella mia casistica è molto più bassa. Infatti quello che dicevamo ieri, no? Parlavamo ieri al telefono, me lo dicevi, ed è un aspetto importante. Assolutamente. Da questo punto di vista il cortisone effettivamente potrebbe ridurre l'impatto di quelle sequele
soprattutto fibra ottica, probabilmente, che adesso io lo dico così da ignorante, però mi immagino che bloccare il fenomeno a quel livello, e quindi bene. Poi dopo c'è un commento di Gian Andrea Valletta, che è un altro dei firmatari dell'appello cortisone, nonché un, devo dire, come vogliamo dire Gian Andrea, un compagno di merende, perché lui studiava Urbino quando io ero i primissimi anni all'università. Allora segnala che c'è un protocollo molto interessante proposto dalla Bronatech, che probabilmente è arrivata dalla Bromartech, che probabilmente è arrivata a delle conclusioni analoghe, perché poi non c'è mica bisogno di andare sulle riviste scientifiche per dire delle cose, insomma, abbastanza ovvie. Però l'importante è che poi la scienza, come dire, sia in grado di giustificare degli orientamenti e delle scelte, quindi sia in grado di dare la sostanza a quelli che oggi vengono chiamati i claim nutrizionali o i claim degli integratori. E poi dopo, sulla vitamina D, sì, è vero, sulla vitamina D ci sono delle nozioni, delle notizie di importanza per quello che riguarda l'evoluzione di Covid e nella prevenzione di alcuni aspetti infiammatori. Quindi, è un tema importante. Nell'articolo sul microbiota e Covid c'è una parte dedicata proprio alla vitamina D, perché il microbiota interviene anche nel metabolismo della vitamina D. E tra l'altro, in qualche maniera mi viene in mente anche che il discorso che c'era prima, non ricordo chi, forse Piero, del testosterone, cali di testosterone possono tradursi in qualche situazione anche in delle difficoltà nel gestire proprio la vitamina D. Comunque è vero, c'è una linea di ricerca che va in quella tendenza, e poi può essere consigliata l'assunzione di glutatione in associazione ai probiotici, dice Paola Santini. Sicuramente sì, il microbiota non ha grande importanza per quello che riguarda l'accumulo di glutatione nell'organismo, piuttosto ha importanza nel generare l'H2S. Quindi tanti più gruppi sulfidrilici ingeriamo, tanto più il microbiota è in grado di produrre SH, che funge da mediatore per una quantità di complesse attività che avvengono a livello intestinale, positive e negative però. Il glutatione invece potrebbe sicuramente dare una mano a innalzare quei livelli di glutatione, a livello in particolare polmonare, di cui parlavo prima. Quindi senz'altro è un'altra di quelle cose che possono essere, credo, tranquillamente consigliate. Allora, scusa, ho una domanda da un collega, per dire come siamo nazionali, da un collega farmacista, Andrea di Trento, ok? Andrea mi chiede, ma già è stata accennata questa cosa, per dire quanto è complessa e difforme la malattia. Ci sono colleghi che hanno avuto sintomi sfumati per 2 mesi, senza eseguire tampone, hanno eseguito in questi giorni sierologia e sono risultati IgG e IgM positivi dopo 60 giorni. Come si vengono considerati? Guariti, malati, infettati? Io vorrei chiedere al dottor Enzo Pezzetti. Ti sento. Ma il problema dell'interpretazione delle positività anticorpali per Covid-19 lascia ancora diverse perplessità, perché le situazioni sono positività singola dell'IgM, positività dell'IgM e IgG, e positività delle IgG soltanto. Ebbene, le indicazioni attuali, considerando che la positività delle IgM isolate sono espressione, dovrebbero essere l'espressione di una infezione acuta recente, e quindi si può pensare che il virus sia ancora attivo. È per questo che in presenza di un campione di IgM positivo in un soggetto non necessariamente ex Covid, anche in un riscontro occasionale, quel soggetto deve essere sottoposto a tampone orofaringeo.
In realtà esperienze non diffuse, ma personali, mi hanno dimostrato che la maggior parte dei soggetti con IgM positività hanno tutti un tampone negativo. Viene consigliato ancora che la positività IgM e IgG che denunciano una fase, possono denunciare una fase intermedia della malattia, debbano essere comunque sottoposto a tampone orofaringeo. Questo perché in alcuni casi è risultata una positività del tampone. Addirittura i soggetti che presentano solo una positività delle IgG dovrebbero essere sottoposte a tampone. In realtà mi sembra che ci discostiamo un po' dalla realtà, da quelle nozioni scientifiche che abbiamo acquisito già da tanto tempo, in particolare noi infettivologi. A me sembra che questa sia un'esagerazione, ma che è stata, diciamo, formulata sia per i dipendenti di aziende di qualsiasi tipo, sia in particolare nelle RSA, dove il pericolo, il rischio che si possa acquisire in struttura un soggetto con la possibilità di trasferire il Covid è molto sentito. In realtà la IgM positività isolata può essere attribuita sia a un'infezione da altri coronavirus, questa è una prima ipotesi. Inoltre potrebbe essere, in questo caso c'è un falso positivo, come pure ci possono essere dei falsi negativi dovuti al periodo finestra, cioè prima che si formano gli anticorpi. Insomma, ci sono tante problematiche nell'interpretare questi test, in particolare nell'interpretare i test rapidi, che hanno di per sé una attendibilità, diciamo, molto variabile. Diverso è fare una valutazione soltanto dei test IgG, come il nuovo test della Abbott, che ha una specificità del 99% e una sensibilità del 100%. Però questo serve per altre cose, non serve per la diagnosi di malattia, serve per fare un'indagine epidemiologica e capire nella popolazione quante persone hanno avuto un incontro col virus, che in Italia in questo momento si aggira mediamente sul 10%. Questo vuol dire che il 90% delle persone in Italia, in generale, sicuramente le percentuali saranno diverse in Lombardia, Veneto, eccetera, non hanno avuto un incontro col virus. Questo ci preoccupa perché vuol dire che il raggiungimento di quella famosa immunità di gregge, così chiamata, siamo lontani da ottenerla e quindi siamo in generale tutti scarsamente protetti. Fra l'altro devo ricordare che, riferendomi anche al discorso che faceva prima di Donno rispetto al tampone, che riteniamo tutti quanti quasi come il Vangelo, ma in realtà non è così, perché sappiamo che la sua sensibilità è piuttosto scarsa, che si aggira intorno al 70%, e mentre la sensibilità è invece più accettabile, 95-96%. Quindi tutti questi fattori interferiscono con una buona pratica clinica e soprattutto con l'interpretazione dei risultati. Anche il discorso delle famose reinfezioni, delle persistenze anomale di positività dei tamponi, probabilmente una certa quota di questi debbono essere attribuiti ai limiti anche del tampone, correlato alle problematiche dovute alla mancata, all'inadeguatezza del prelievo, all'inadeguatezza della conservazione e così via dicendo. Quindi ancora nella fase diagnostica abbiamo qualche problema e del resto quello che noi facciamo adesso per decretare la guarigione di un soggetto è l'esecuzione di due tamponi a distanza di 48-72 ore, proprio perché il tampone non è affidabile, la risposta del tampone non è affidabile al 100%. E quindi rispetto a quello che diceva prima di Donno, quella persistenza di quel tampone in soggetti appartenenti apparentemente guariti lascia davvero delle interpretazioni, delle difficili interpretazioni. Penso che Di Donno è d'accordo, vedo che annuisce con la... Assolutamente, assolutamente sono d'accordissimo. Il problema è che pur mantenendo il tampone positivo e secondo le normative attuali non possono essere reimmessi nella società.
E allora l'obiettivo è proprio quello di bypassare questo problema. Ma sono d'accordissimo, professore, con quello che lei sostiene. Bene. Romeo. Romeo, vuoi intervenire tu? C'è qualcun altro che vuole porre Interessante tutto quanto che sarebbe da stare ancora, però vogliamo liberare i gentilissimi ospiti e magari ci troviamo in un'altra occasione, però partiamo con quel progettino che abbiamo pensato. Sì, volentieri, ne parliamo tanto. Ormai il dialogo è anche semplificato, no? In questo periodo, diciamo che uno degli altri piccoli vantaggi è stata la facilità con cui si riesce a interagire, anche se meno empatico, ecco, Se come posso, si vorrei diceva. ringraziare tutti i colleghi intervenuti perché da clinico ho imparato diverse cose dal farmacologo. E per quanto riguarda il nostro ospite illustre, volevo dire che io ho seguito da tempo il suo protocollo che ha fatto con le malattie infettive di Pavia, i famosi 40 pazienti. Ho letto con attenzione gli endpoint. Ho letto dei risultati e quindi devo complimentarmi ancora per questa felice intuizione da parte sua. Ho apprezzato pure il collega di medicina dello sport che mi ha detto delle cose sottolineando degli aspetti che non onestamente conoscevo poco. E quindi ringraziare il nostro ospite fra tutti per la bravura con cui ha condotto e ha organizzato soprattutto questa bellissima manifestazione. Grazie a tutti. Grazie, grazie a voi della pazienza, grazie Romeo, grazie a tutto l'ordine e ai colleghi farmacisti, Piero Benelli, Giuseppe De Donno e tutti gli altri, e Enzo Petrelli che sentiamo da stamattina, abbiamo passato quasi una giornata insieme. Va bene, in simpatia comunque. Grazie a tutti voi, siamo onorati della vostra presenza. Con Piero abbiamo avuto Piero Benelli che vedo, abbiamo avuto una disavventura che però ci è andata bene. Ma devo ringraziare veramente Piero Sestili per la capacità, la voglia e l'entusiasmo con cui ha organizzato questo incontro. Direi buonanotte a tutti quanti. Grazie, grazie, Buonanotte. grazie. A presto. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte, grazie, grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao.